mi permettete di spezzare poco poco, il che non significa di banalizzare, ma di spezzare. Sapete, io ho scritto un po' le poesie così per 10 anni, scarse, le rinnego. Poi appunto ho partecipato a un concorso nazionale. Sapete quale fu la poesia che piacque di più, quindi mi classificare al primo posto e quindi mi pubblicarono? Bravi, se da lì cominciai. La genesi è molto semplice. Io amavo la poesia, amo la poesia. Anche alcuni autori un po' particolari, nel senso moderno, non a tutti noto, ma qui non è, diciamo, il giusto contesto. Però c'era un periodo in cui prendevo questi libri, me li mettevo sempre, tuttora, il comodino, li leggevo, e allora a un certo punto una serata mia moglie mi dice: senti Gaetano, ma coricati con i libri, ma ti rendi conto quanti ne hai? Coricati con i libri, coricati con i libri. Siamo alle ore? Insomma. 20, no, possiamo parlare. Questa è la poesia che piacque di più. Le poesie sono le mie puttane, che non smetto d'amare. Le pago ogni sera per farmi male, per rinnovare il peccato che a nessun pete potrò mai confessare. Adesso chiamo l'amico Saro Di Stefano per l'ultima sezione. Coraggio, abbiamo finito, coraggio. Grazie professore, tu mi dici di presentarci. Franco non l'ha fatto, Angelo l'ho appena accennato. Io invece mi presento, mi chiamo Saro Di Stefano, giornalista e tenore per la Grona, perché ho cantato 15 anni in un coro e in qualche concerto anche da tenore solista. Prendi nota, grazie professore. Grazie. Allora, per la prossima edizione, due consigli veloci: o cambiamo orario o cambiamo luogo, perché parlare a quest'ora con accanto un ristorante e con le scacce che il cui odore arriva da questa finestra non funziona. Quindi o lo facciamo in una chiesa, in un capannone industriale, o in un altro orario in questo stesso posto. Il posto sarà questo, perché Franco l'ha appena spiegato, perché le conversazioni luglio, agosto le facciamo qui, e quindi le faremo qui, ma ad un altro orario, alle 5 del pomeriggio. Allora, compito mio è quello di presentare la sezione B, ovvero la silloge di poesia inedita. Secondo la scaletta del professore Magro, che si capisce subito che è professore, perché non so se avete notato, ma tutti, e dicasi tutti i nomi, sono come a scuola, cognome e nome. Talmente tanto è scolastico che nella scaletta lui stesso scrive Magro Pietà. Magro Gaetano, poi dai la parola a Magro Gaetano. Allora, saranno tutti con cognome e nome, e io rispetterò l'ordine alfabetico. Pertanto io chiamo i tre finalisti della sessione B, ripeto, la silloge di poesia inedita, in quest'ordine alfabetico che mi ha dato Gaetano, e il titolo della silloge con la quale hanno partecipato. Quindi chiamo qui accanto a me Andrea Catalano. Andrea Catalano, se c'è, prego, prego, accomodati. Ti ho dato del tuo, io ho sbagliato. Allora ti do, continuo a darti del, anche perché conosco il tuo anno di nascita, perciò ti posso dare del tuo, fidati. Il titolo della tua silloge è sudatizia. Ok. La fattispecie raccolta è sudatizia. Fa più, insomma, c'è un senso dietro. Giusto, giustissimo. Poi chiamo Raffaele Queli, che ha già partecipato alle altre due. Il titolo della sua... No, non è mai troppo, anzi, anche perché il titolo della tua silloge, anche a te do del tuo, perché anche il tuo anno di nascita lo so, e quindi il titolo della tua silloge, meriteresti la vittoria solo per il titolo, io non so chi ha vinto, ma il titolo è meraviglioso: L'equinozio dal punto di vista di una pianta di basilico. Complimenti. Di cui non so nulla. Non sai nulla di che cosa? Dell'equinozio? Ah, del titolo. E comunque per la prossima metti l'accento e chiamerai la pianta, anziché di basilico, di basilicò. Così noi Blay saremo più introdotti. E poi Linuccio Portelli. Se c'è Linuccio Portelli, non c'è. Però il nome della silloge possiamo dirlo. Il nome è Incespicando. Ma la leggeremo, Gaetano? No. Vedremo. Allora, è un amico mio, è assente. Vabbè, le note biografiche leggo velocemente. Andrea Catalano, ora capite perché gli do del tu, perché è nato a Gela nel 2000,
esatto. Io nel 2000 già. Attualmente è studente di medicina e chirurgia all'Università di Catania, la sua meta è di ottenere la specializzazione in anatomia patologica, ma ne ha fatto danno Gaetano, eh? Per capire il mistero del mondo microscopico. E sudatizia è il primo tentativo di verificare, per essere pubblicato ed arrivare ad un pubblico interessato alle sue tematiche esistenzialistiche. Mentre Rinuccio Cortelli, leggo le note ancorché assente, va bene, perché è sciclitano, quindi molti di voi lo conosceranno, del 57, è laureato in scienze politiche nell'indirizzo politico-sociale all'Università di Catania. Da sempre partecipa alla vita culturale e sociale del territorio ragusano, instancabile lettore di saggi su tematiche filosofiche, religiose, politiche e sociali. Timidamente si approccia per la prima volta al mondo della scrittura poetica e, dimostrando non poco coraggio, si cimenta a comporre la sua prima silloge dal titolo già detto Incespicato. Raffaele Gueli, di cui abbiamo per ogni sezione abbiamo detto qualcosa, ma anche perché in questa sezione, forse sapendolo del fatto che tu partecipavi per le prime due, ci sono tre righe proprio, però una la devo dire, nato a Ragusa, questo andrebbe detto, giusto? Nel 1984. Gaetano, terzo consiglio per la seconda edizione, se tu vuoi trattenere qui i tuoi amici catanesi e lo fai illudendoti con le scacce modicane, sei completamente sbagliato. O porti scacce ragusane o altre cose modicane, Angelo sarai d'accordo con me. Scacce modicane è uno simolo, non esiste. Sono fagottini di pasta, sono scacce se sono ragusane. Prossima edizione saranno scacce ragusane. Allora, ora... voi due, perché non c'è Portelli, leggerete una vostra poesia tratta dalla silloge inedita con la quale avete partecipato, quindi prima tocca a te. E se ce l'hai, la leggi. Se posso, vorrei fare un piccolo commento. Certo, l'hanno fatto tutti gli altri, lo prendo. Allora, il brano che presenterò tratto dalla silloge si chiama Via Sarra de Gonda. È una poesia di protesta. È una denuncia nei confronti dei pregiudizi delle passate generazioni nei confronti delle nuove, scritta nei pressi del Teatro La Scala di Milano, in via Sarra de Gonda, all'incrocio con via Ragazzi del 99, di fronte un locale che preparava dei panzerotti fritti. Ora, il discorso è semplice, ci sono dei pregiudizi, ma ci dimentichiamo che molte cose già nel passato capitavano e forse, come ci direbbe lo storico Alessandro Barbero citando un sacerdote egiziano, io direi proprio testuali parole, diceva così: i nostri ragazzi non ascoltano più i loro genitori, la fine del mondo non può essere lontana. Questo a testimonianza del fatto che molte cose che si dicono oggi già venivano dette migliaia di anni fa. Con questo chiudo. Bravo, bravo. E mi lascio. Bravo. Lo vedremo, se interessante, lo vedremo. Va benissimo così, grazie. I ragazzi del 99 sfilano concentrati in cerca di necessità da soddisfare. Ghiotti, assetati, sfidano un mondo non più in grado di comprenderli. Le sante hanno lasciato un'eredità il cui prezzo è un debito oneroso, ripagato con gli interessi del disagio. I ragazzi del 99 sfilano come carri, armati, di carnevale, ma questo sforzo bellico ad essere chi? Dei panzerotti da consumare al volo o un calzino firmato da mettere a lavare. Sui tetti di Milano il sole proietta luce solida, mai la consistenza sembra più vana, e sotto, dove non arriva, c'è spazio per le infelicità inventate dall'uomo. Ma sui tetti le piante germogliano solo con acqua e calore. Dunque, di grazia, cosa stracazzo crede di poter comprare? Grazie. Grazie a te Andrea, grazie a te.
1999. Saro, certo, vorrei dire questo, certo, abbiamo trovato, certo, il lettore di tutte le figure politiche, siamo tranquilli, tra l'altro gratis, perché se deve fare un'anatomia anche gratis. Anche gratis. Risparmiamo. Prego. Raffaella, avvicinati che tocca a te. Tra parentesi posso aggiungere una cosa a proposito di saper leggere le poesie. È giusto che si sappia, Rosa, tu la conosci la vicenda. Qualche anno fa il professore Magro, poeta, ma in quanto professore Magro partecipa ad un concorso di poesie a Chiaramonte Tulfi, nel circolo di conversazione, laddove si mettono d'accordo questa quindicina di poeti e fanno che cosa? Non so se è d'uso farlo nel loro ambiente, io non frequento questo ambiente. Bene, ogni poeta leggeva la poesia di altri, quindi si usa farlo, quindi nulla. Tu c'eri. C'era Gaetano Magro e c'era un grandissimo poeta che ricordiamo, che è Pata nel Ferro. Sì, ricordo, col cappello. Bene, ogni poeta / poetessa leggeva le poesie di altri. Si accorgono, io leggo la tua, tu leggi quella di Raffaele, Raffaele legge quella di Lidia, quella di Ivana. Gaetano Magro rimase l'ultimo senza altri poeti che leggessero le sue poesie. Allora mi propongo io, vado al podio, per raccomandarlo, ho fatto una volgarissima, come posso dire, ho esaltato la poesia di uno degli organizzatori, anche perché parlava di Panda, avendo io la Fiat Panda, visto qua così conquistiamo qualche voto, leggo io la poesia di Gaetano, ero certo della vittoria, e invece tutti a ridere, ma voti non ne arrivarono, e arrivammo ultimi e tornammo a Ragusa sotto una tempesta paurosa in quella strada che non a caso si chiama Malo Tempo, va bene? Allora, lo sai perché non abbiamo vinto? Perché non abbiamo vinto? Perché l'incipit, tu non te lo ricordi, la vita è un cazzeggio di insetti, e quindi successo. Come potevamo? Io sarei un grande poeta, io potevo diventare un grande poeta, credimi Andrea, non lo so, me l'ha impedito il professore Magro, perché il professore Magro tra una metastasi e un glomero, come si dice? Glomerulo di sale mi ha indisposto questo quest'ambiente. Tu sei pronto a leggere tutto? Anche tu con il cellulare, io la leggo, risparmiamo carta. L'odissea della pace. Questa sera il cielo è una Penelope impaziente. Le parole che sbocciano sono la prigione di Giobbe. Ora che i fiori meticolosi tornano a bisbigliare con i solstizi, io torno a tenere stretta la mano all'aria, come da secoli nella memoria delle dita. C'è una croce dei bassi fondi a indicare le direzioni del talento di Dio nel gioco dell'osare. Le pietre appassiscono al sole se nessuno li abbevera col peccato. La notte, le finestre, lavorano al contrario con la luce, a sigillare continuamente il patto con i vivi che mancano. Dalla polvere della poesia prendo un pizzico di calore, ho sulla punta delle dita un segno da spiegare a un foglio. Le parole caravelle calmano la tessitura ossessiva. Non mi muovo più da solo nella nebbia. Non conosco gli angoli. Nel buio, veloce, conosco i gesti del perdono. Questa sera è un giorno di primavera in cui Caino e Abele giocavano a rincorrersi. Bravo. Bravo Raffaele. Invito il professore Magro sul palco e Tonino a fare le foto. Se non viene Tonino io non proseguo. Prima dobbiamo proclamare. Tonino, vieni, perché ora proclamiamo il vincitore. Per questa sezione siete stati in tre a partecipare, ma non c'è una classifica, uno, due, tre. C'è solo un vincitore. Quindi secondo e terzo non c'è. C'è uno solo dei tre che ha vinto. Aggiungi. Devi. Questa, devo essere sincero, per me la sezione B è la più importante, perché non tanto per la problematica relativa alla casa editrice, perché nasce questo concorso per dare la possibilità di pubblicare gratis, totalmente gratis, quindi a nostre spese, un autore. Ovviamente sempre sulla scorta di una vittoria da parte di una votazione di giurati relativamente esperti. Nessuno è un grande poeta, però ecco. Quindi questa è una grande opportunità. Poche sono le
sillogi arrivate per tutta una serie di motivi. Prima perché è difficile trovare di già una sillogi, 40-50 poesie già scritte, organiche, pronte per essere pubblicate. Due, siamo relativamente giovani. Tre, ci sono 100.000 concorsi italiani, alcuni di livello, altri intermedi, altri di basso livello. Il nostro non lo sappiamo, perché è la prima volta, spero che miglioreremo la qualità. Però l'idea, caro Saro, era questo. Io qui sono stato un po' perverso. Sì, la sezione A mi piaceva perché c'erano 10 ragazzi, eccetera. Però il senso della serata è questo, che io pubblico gratis un autore che viene fuori da una vittoria appunto di giurati. Quindi per me questa era la più importante. Il che non significa che il libro edito non è importante, tutt'altro, però già il libro edito è qualcosa che si sa, che si conosce. Qui invece avrò il piacere io stesso di poter pubblicare appunto il vincitore. Poi sai, anche altrettanto vero che tutti pensano di pubblicare su Einaudi o Passiglie, ma poi purtroppo la realtà è un'altra. Detto questo, alla fine se hai 100, 200, 300 lettori, io credo che sia straordinario, perché non pensate che anche i poeti più importanti, Fabio Pusterla, Antonella Nedda, vendano più di 1.000-1.500 copie in Italia. Quindi io dico che sempre già vendere 100-200 copie 600 in Italia è eccezionale, ma anche la Merini non andava oltre 1.000. Quindi immaginate, meritoria attività. Allora io voglio dirti, voglio enfatizzare ancora una volta che il senso per me della serata prevalentemente è questo perno, e mi taccio. Chi vorrà avrà tempo, perché tra un anno lo replicheremo, non so dove, anche qui ci siamo trovati benissimo. I vincitori delle tre sezioni, se lo vorranno, saranno giurati. Bene. E quindi io penso che più di questo, insomma, non si possa fare. Più le focacce, più il libro che vi do, insomma. Io credo che siamo allo stremo. No, veramente siamo allo stremo. È quella di pubblicare un libro inedito, è cosa buona, e ti garantisco che grazie a questa tua attività il prossimo anno non saranno tre le sillogi, ma molte altre. Intanto ce ne sarà sicuramente una mia. È facilissimo, è facilissimo, basta affidarsi all'intelligenza artificiale, parola sì, di moda in questi giorni, gli metti quattro parole chiave che lui fa 25 poesie. Sei pronto, Tonino, a scattare le foto? Allora proclamo vincitore Raffaele Gueli con la sillogia L'equinozio dal punto di vista di una pianta di basilico. Complimenti. Complimenti anche ad Andrea. Bravo Andrea, ci sarà tempo ovviamente, no? Tu scrivi da relativamente poco. Gueli, ci mancava che vincesse anche qualcosa della sezione A. Io ho lasciato di partecipare, chiunque poteva partecipare, però insomma quelli della serie hai fatto appunto mammas. Perché? Perché vedete che poi alla fine i conti tornano, perché Raffaele, rispetto credo al resto, non vorrei fare una gaffa, però è uno che già frequenta, che ha pubblicato, che ha strumento di poesia, la stessa Lisa, quindi non è che il giurato, cioè alla fine la giuria qualcosa l'ha detto. La sezione è più difficile, sai, sulla singola poesia. Non so Irene tu che esperienza hai, però vedi, è fantastico che Irene ti abbia battuto, cioè tu non sei rimasto, tu non sei entrato neanche tra i primi tre. Ecco la cosa fantastica, che Irene ti ha totalmente massacrato. Mi permetto di dire, non per essere patetico, però veramente, intanto grazie, mi fa un grande piacere, ma penso che nessuna classifica, nessuna pubblicazione, nessun secondo posto possa abbattere la poesia e il piacere di stare insieme una serata qui. Io penso questo, spero che non passi come una cosa patetica, anche perché un po' troppo, non come il passato. Vieni anche tu. Per te non c'è nessun regalo, c'è un regalo per Andrea. Tonino, fammi venire bene. Grazie. Posso dire una cosa a proposito di Tonino? Sì. Fra tre giorni, mercoledì 5 di luglio, qui in questo stesso posto, Franco, saremo qui, noi saremo qui in questo stesso posto, che danno ascolto. Mercoledì presenteremo un libro, fondamentalmente sono le foto di Tonino, una quarantina di foto incredibilmente belle, che raffigurano un punto di riferimento di questa città, che è Bartolomeo, detto Bartolino Mariotta, l'ultimo sarto di Scicli, che Tonino ha fotografato, Pino Nifosia ha intervistato. Abbiamo fatto un libretto snello, bellissimo, che presenteremo qui mercoledì.
se non vendiamo 150 copie in quella serata, Franco Causaran se la vedrà con me, va bene? Va bene, d'accordo. Finito, Gaetano? Abbiamo finito, sì. E una, due cose adesso. Una conclusione? Sì, no, intanto ringrazio l'amico Saro Di Stefano, che ovviamente ha condotto in maniera brillante, così come gli altri, ecco, questa sezione. Grazie Saro, un applauso per Saro. Io, tu, Angelo e Franco. Io in tenori. Sì. I tre tenori col professore. Angelo, vieni. Ci fa la foto tu lì. C'è tu la far venire bene questa foto, è difficile. Bene. Grazie. Grazie, grazie. Allora vado veramente alla conclusione. Chi ha partecipato adesso verrà da me e avrà il libro. Non l'ho potuto dare prima perché nel libro già ci sono tutte le classifiche, io conoscevo tutto dal 18 di giugno e poi voglio invitare tutti coloro che ci hanno seguito, ci hanno sopportato, poi entriamo e ovviamente avremo la possibilità di fare uno spuntino. E detto questo, non so se ci riesco, se volete, volevo chiudere con una poesia, no? Un po' di ego, cioè abbiamo ascoltato la tua poesia, la mia poesia, che non è di scegliere, dai, così la smettiamo. Sull'effimero, l'effimero è quello là che ci dorme accanto. Neve, banale. Siamo stati a lungo ospiti del dolore, di questi papaveri al plurale, che sull'unica corteccia del maltempo portano con oscena svogliatezza, tra le rughe arate ed essiccate, almeno un nome di salvezza. Le cose, come le parole, sono quel che sono in questo inciampare d'altro, perché in fondo loro sono noi, e noi come tutte le altre cose, come se non fossimo mai stati, come ogni neve per un tempo breve. Arrivederci.